Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua su Shine Games. Oggi altro tutorial sulla TNT. Come già anticipato nel precedente video, costruiremo un cannone che spara mob e spara noi stessi. Mob, intesi qualsiasi tipo di mob che ci stia in un carrello da miniera, oppure che abbia voglia di star fermo in quel punto senza muoversi. Intanto ci avviamo verso la nostra costruzione. E che altro dire? Questo tutorial serve più che altro perché questa struttura che facciamo con la TNT ci spara in verticale, facendoci poco danno. Infatti adesso mi piglio un'armatura. Dov'è? Eccole qua. Prendiamo un'armatura, leviamo la TNT. Vabbè, tanto la possiamo ripigliare, perché poi giocheremo in survey e vi faccio vedere che comunque di danno o ce ne fa niente o ce ne fa veramente poco. E siamo quasi arrivati. Come vedete, questa qua è una torre altissima di TNT, e quella dove iniziamo noi. Tutorial Steve Cannon e Mob Cannon. Steve saremo noi nella 1.7, nella 1.8 potremmo essere anche Alex, ovvero hanno fatto una nuova skin per Minecraft. Invece qua di Steve c'è Alex, che è un tipo diverso, con le braccia più sottili e le gambe più sottili, sembra una ragazza, diciamo. Vogliono accontentare tutti e hanno fatto questo. Bene, qualche piccolo appunto, poi faccio vedere come costruirli. Il mondo, lascerò il download quando arriverò verso 500 iscritti o 1000, vediamo, deciderò io. Quindi voi invitate amici a iscrivervi e a fare visualizzazioni, così magari vedo anche il download. Qua ricostruirò tutto, perché come deficiente non ho fatto il backup del mondo, e invece oggi l'ho fatto, perché tutta questa roba che ho costruito ho fatto backup. E ricostruirò il download del mondo, ci sarà anche tutte le strutture che c'erano qua per nel tutorial della TNT che ho fatto ieri, in poche parole. E cosa dire? Allora, queste strutture nei server, bucket, spigot, cauldron, sponge, quello che volete, usate i plugin che volete, funzionerà solamente questa. Perché? Perché se noi proviamo a usare questa, ci compare questo errore che vedete in alto a destra. Questo errore ho cercato su internet, tanti di quella gente ce l'ha quando va nel land, ogni tanto gli compare quell'errore. Tanta gente, non è vero, pochissima gente, sei proprio sfigato se ti fa compare quell'errore. E l'ho riscontrato oggi e vuol dire che mi muovo troppo in fretta. E con questo non l'ho riscontrato, quindi questo cannone possiamo usarlo nei server multiplayer per entrare dall'alto magari in una fazione dove è protetta, ci catapultiamo in alto. E questo non più, lo possiamo usare in vanilla, oppure per divertirci e fare i minchioni, in poche parole. Bando alle ciance, come dico sempre, procediamo al tutorial. Come vedete qua sotto c'è una base di quadrata 5x5 e sopra un perimetro 6x6, dove sopra il perimetro ci inseriamo la redstone. Fianco al perimetro ci mettiamo la TNT, sempre 5x5, poi mettiamo dei secchi d'acqua e una fence al centro. La fence, come spiegato nel video precedente della TNT, se non l'avete visto andate a vedervelo, vi spiega le basi del lancio della TNT, della potenza della TNT su un'altra TNT o su un mob compresi anche noi. E la fence è il tipo di blocco che ci catapulta più in alto, o nel caso del tutorial di ieri, che spara più in lontananza la TNT. Cos'altro dire? Nient'altro. Ora vediamo F3, siamo a Y64-5, schiacciamo, vediamo fin dove ci catapulta. 227, ho visto 227. Ah, volevo farvi vedere che non facevo danno, rifacciamolo, così potete rivedermi mentre volo. Ci ha catapultato a 227 di altezza da 64. Forse per Game Mode 0, per un faction è troppo. Però dopo vi farò vedere. Vediamo i nostri cuori. Non dovrebbero scendere niente. Due cuori. Ok. E andiamo nell'acqua, per quello ho creato questo. E per quello l'ho creato anche nel mare, perché in game mode 0, cadendo da quell'altezza, mi maciullo. Ripiazziamo la TNT. E cosa dirvi? Ecco, non ripiazziamola tutta. Vi faccio vedere che se noi vogliamo in un faction entrare in una fazione, le fazioni difficilmente sono alte 200 blocchi. Piazziamo anche solamente 4 TNT. Da 64 d'altezza ci catapulterà a ben
87 d'altezza. A 87 d'altezza direi che 20 blocchi circa sono più che sufficienti. Possiamo mettere 5 TNT, 6, quante ne vogliamo fino a riempire tutto il nostro quadrato. Questa è la base dove potete costruire nei multiplayer. Questa invece potete divertirvi in single player da qua in avanti. Perché purtroppo c'è Bucket che ha un errore come tutti gli altri, che pensa che sia hacking, diciamo, ci muoviamo troppo velocemente, sì, perché la velocità è impressionante in quanto ci spara in alto, soprattutto nell'ultimo che vi farò vedere alla fine. Questo come è costruito? È un po' diverso sotto, ho fatto un pozzo di due, tutto il resto è uguale, e nei lati dal pulsante esce fuori una torcia accesa che spegne l'altra torcia, semplicemente cliccando il bottone dà corrente a tutto il circuito. Dando corrente, vedete qua dall'angolo, parte, dà corrente a questi tre repeater che sono ritardati di 1, come questi tre. Poi qua c'è un altro repeater che non è ritardato, perché ritardiamo di 1? Per fare in modo tale che questi repeater attivino le TNT, se non nello stesso istante, in quel millesimo di secondo in meno, in modo tale da far esplodere tutto insieme e farci catapultare sempre più in alto. Perché se noi qua non ritardiamo, si accendono prima queste 3, 6, 9, 12, 14 TNT che le altre 14. E quindi succede un macello e magari ci lancia male o esplode tutto. Non l'ho provato perché non voglio che esploda tutto. Bene, qua siamo ad altezza sempre 64,5. Attiviamo. Avete visto, tutto si è acceso bene. E ci spara ben a 516, ho visto, 5, verso 516. Dov'è? Ah, qua non ho messo la game mode. Comunque non ci ammazza, ve lo dico io. Non ho voglia di levare e rimettere. Qua sono in un server single player, cioè in un mondo single player. L'ho esportato dal multiplayer per farvi vedere il tutorial. Time set 0. Ok. Comunque con la traumatura in diamante il massimo che ci leva sono 6-7 cuori. Non ci ammazza comunque. E questo, avete visto, ci ha sparato a 200, no, a 616 mi pare. Comunque, boh, quando monterò il video metterò un appunto a destra. Saliamo sempre di più. Lì eravamo due livelli e qua ne abbiamo ben quattro di livelli. Noi attiviamo sempre col bottone che dà corrente a questo impulso che porta tutto all'angolo. Dall'angolo il procedimento è lo stesso di prima. Qua ritardiamo tutto di 1, come avete visto tutto ritardato di 1. Qua di niente, 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 niente. In modo tale che l'impulso della redstone arrivi ugualmente allo stesso istante a tutte le quattro file di TNT. Bene, qua siamo sempre all'altezza 64,5, altezza del mare più o meno, e ci catapulta a 1145. Già una bella altezza, no? 1143. Voi direte, Madonna quanto è alto! Aspettate di vedere gli altri due. Talmente andremo in alto che dovrò usare una musichetta e velocizzare il video perché non passa più. Dove cacchio sono finito? Ok, abbiamo superato i 1000. Ora facciamo questo. Questo è quell'ultimo che ci spedirà sulla Luna, se fosse la Luna. È più basso, ma sarà più potente perché vi farò vedere dopo. Bene, qua stesso procedimento. La glowstone è usata come vi ho spiegato nell'altro video, spiegato tra virgolette, che alla fine mi sono ingarbugliato un po', però ve l'ho messo in pratica come funziona. Che la glowstone dà l'impulso anche di lato e sopra, senza essere collegata al blocco, invece gli altri blocchi no. Qua, non arrivandoci più con la mano a schiacciare un bottone, abbiamo inserito, ho inserito, una leva sottostante che attiva sempre la nostra amata redstone. E sempre dall'angolo partiamo. Allora, qua abbiamo ritardato di 1, come tutto, no? Poi qua niente ritardo e qua niente ritardo. Tutto uguale a prima. Ci piazziamo sul nostro blocco, attiviamo la leva e boom! Ok, abbiamo superato già i 2000, 2004, 2006, 2007, 2008. E 39, 2839 metri d'altezza, ragazzi. Siamo una bella montagna, abbiamo scalato con un salto, eh. Ora scendiamo, 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 scendiamo. Velocizzo? Dai, velocizzo.
Bene, eccoci qua. Avete visto, siamo ritornati no, sulla Terra, no, perché sto volando, però siamo ritornati al livello delle costruzioni. Bene, ora passiamo alla bestia. Come funziona la bestia? Torniamo giù. Voi direte, funziona come gli altri? Beh, sì, più o meno. Qua abbiamo sempre il nostro blocco che dà corrente. Ma che cacchio è sto lag? Vabbè. Che dà corrente qua nell'angolo. E qua nessun ritardo, qui un ritardo di 3, addirittura 3, sì per forza ragazzi, devi portare la corrente fin lassù, dobbiamo ritardare un po', qua di 3 e qua di 3, qui è tutto uguale, perché la corrente arriva qua, giusta, 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 ritardiamo di 3, 3, 3, 3, qua è in altezza, guardiamo, quindi ritardiamo di 3 il primo blocco fino ad arrivare che ne trasporta 16 a redstone. Può andare su fino agli 16 di impulso, quindi ritardiamo di 3, ritardiamo di 3, ritardiamo di 2, poi sarebbe 3, 4, beh 2, qua ritardiamo di 1, anche là 1, e qua non ritardiamo niente, e arriviamo fino in cima, ci tuffiamo dentro, e siete pronti al botto? Non dovrebbe crashare, dai l'ho testato, non ha crashato nessuno dei due, pronti al botto? 3, 2, 1. Siamo sempre a 64 e mezzo, eh. Boom! Superiamo i 3000! Superiamo i 4000. 7000. 7720 ho visto. Yeah, ragazzi, 7720. Siamo quasi come l'Everest, eh. Abbiamo quasi superato l'Everest. Ora, musichetta, go! Eccoci qua. Mi sono teletrasportato perché non so dove ero finito. Però vedevo la foresta, quindi magari eravamo da qualche parte qua intorno. Ora abbiamo la bestia. Qua, con questo, abbiamo quasi superato l'Everest. Nel prossimo vedremo dove arriveremo. Comunque, ragazzi, cioè, per la costruzione, abbastanza semplice come vedete. Fermate il video ogni tanto e provate a costruirlo anche voi se volete. Ogni 16 ovviamente dobbiamo fare un percorso così per continuare a dare corrente, impulso a tutto il resto. L'ultimo è uguale. No, qui, questo è un errore. È uguale a questo, con la differenza che noi la TNT ce la portiamo vicina a quei pistoni. Ce la appiccichiamo lì, sotto le chiappe in pratica, quella già esplosa. E ci spedirà, sì, sulla Luna in questo caso. Noi attiviamo sempre con una leva il nostro meccanismo, che va sempre nel nostro solito angolo, dove dà corrente qua sopra, che come al solito ritardiamo di 3, di 2, di 1 e 0. E poi la corrente va qua sotto, dove abbiamo ritardato, vi ricordo che ogni tick è 0,1 secondo, così 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 secondi per un totale di 4, 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, siamo qua. 48 e ma cazzo, qua manca questo manca. Adesso non mi ricordo quanto avevo ritardato, 48, poi avevo fatto così, 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 così. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Un attimo che vado a vedere dall'altra parte. E eccoci qua ragazzi, come vedete ho dei blocchi diversi in mano anche perché mi sono accorto, dopo questa qui è la terza volta che rifaccio il video, che avevo fatto un errore. Io qua ragazzi contavo a distanza di 3 o 4, dite come volete. Ma in realtà, se guardate indietro nel video, di qualche secondo voi, qua non devo ritardare. Qui era giusto, non era ritardato. E neanche qua bisogna ritardare. Qua
qua bisogna soltanto inserire i repeater al tick 1 e tutto il resto rimane così. Come è sopra, il meccanismo è lo stesso. Noi qua ritardiamo i repeater, dall'altra parte no, per fare in modo tale che l'impulso arrivi tutti allo stesso momento, mettendoci la TNT praticamente di fianco, in modo tale da farci catapultare sempre più in alto. Guardate qua, una bella torre di TNT che ci catapulterà sopra la luna. Siete pronti al lancio? Fra 3, 2, 1. Accensione. I pistoni. E ecco F3. Abbiamo già superato l'Everest, ragazzi. Si blocca un attimo. Oh, riparte. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.000. Arriviamo ai 30? No. 29.770 blocchi d'altezza, ragazzi. Quasi 4 volte l'altezza dell'Everest. E ora direi che ci sta una bella musichetta per ritornare su. Giù, non su, giù. Oppure taglierò il video. Ma no, un po' di musica va sempre bene. Quindi vai DJ, via con la musica. Eccoci ragazzi, siamo ritornati e ci ha spostato di ben 5, 6, 7, 8, 300 blocchi. Eccoci, wow, riusciamo a capire dove siamo. Praticamente noi siamo arrivati, ci ha spostato a destra il mega lancio. Qua è l'inizio del tutorial e là, ecco la mob farm. E le esplosioni. Come avete visto, cannone portentoso ragazzi. Quasi crashato Minecraft, perché ne ho usato di memoria tutta la TNT, ma ha resistito. Ok, il mio PC regge abbastanza. Cos'altro? Ora vogliamo provare a fare saltare qualche mob. Facciamo questo piccolo così ve lo faccio vedere. Allora, ci mettiamo qua. Mettiamo giorno. Eccomi qua. Allora, sono dovuto uscire dal single player e mettere in multiplayer perché devo posizionare la rotaia qua sopra, quindi ho bisogno di word edit. Posizioniamo una rotaia qua sopra e sì, voi se volete farlo dovete usare una slab o un blocco comune. Quindi piazziamo un blocco, facciamo così, così. Guardo il numero 66. Set 66. Così abbiamo la nostra rotaia. Più mettiamo così e non funziona una sega. No, non serve niente il blocco, scusate. Cioè il blocco serve per mettere soltanto qua sopra. 766. Un blocco d'altezza di nuovo. 766. No, non questo. Ok, a posto. Ora metto un vagone e possiamo iniziare. Facciamo un villager. Ora il villager è dentro. Attiviamo. Come vediamo, ora lo sparerà in aria, però morirà. Ma che cazzo, sembrava un razzo che sparava di lato. Ok, riproviamo con meno TNT, voglio vederlo. Cosa offre questo? C'è anche un bastardo, vabbè, morirà. Se l'è cercato.
È voluto nascere piccolo. Vabbè, morirà pure questo. Noi vogliamo soltanto osservare questo lì in mezzo. Vediamo il suo salto del mortale. Olè. Un villager è andato. Purtroppo muoiono perché la TNT fa danno e non posso mettersi un'armatura loro. Un cavallo si bugga, già provato una volta. L'Ocelot. Ah, già non c'è TNT. Senza TNT è un po' difficile. Mettiamo qualche altro, dai. Un po' più in alto. No, perché è scappato via? No. Che caga sotto. L'Ocelot scappa via. La mucca invece no. Mucche sono brave. Mucca, gli piace restare lì dentro, gli piace morire saltando in aria. Oh. Sì, ragazzi, ci si diverte con poco. No, questo no. Uno squid. Che cazzo? Lo squid lo facciamo saltare in aria. Guardatelo lì come apre e chiude i suoi tentacoli. Peccato che non ricadano giù, sarebbe stato epico. Cosa usiamo oltre lo squid? Chicken, un pollo, no, il pollo muore subito. Una strega, un pipistrello, no, vola via. Un magma cube. Sono sicuro che comunque reggerà. Aspetta. Difficulty normal. No, morto. Vabbè. Cazzi suoi, oh. Se vuole morire. Vabbè che sarebbe morto lo stesso anche così. Vediamo se riesco. Blaze si muove. Un Enderman. Se riusciamo a far stare un Enderman. Fermo. Oh. Salta in aria. Bene ragazzi, chiudiamo con un ghast. No, purtroppo vola via. E vabbè, sei libero. Chiudiamo ovviamente con il nostro creeper, no? Creeper che morirà dalla TNT. Poca, dai, poca TNT. Vediamolo in aria. 3, 2, 1. Morto. Muoio qua, poverino. Bene ragazzi, qua è finito il video. Vi auguro una buona serata, una buona giornata, dipende quanto tempo ci mette a caricare il video, che ora sono le 7:35. Tempo di renderizzarlo e caricarlo su YouTube, secondo me lo caricherò domani mattina. Lasciate un like al video, un like a Facebook, sì, su Facebook vi posso dare notizie varie. Su Google Plus se preferite, quello che volete voi. Chiedetemi se volete che faccia i tutorial. Ah, un appunto per quelli che guardano questo video fino alla fine. Mi avete chiesto di fare una serie survival, però non voglio fare un vanilla noioso. Una mappa survival sarebbe bella, tipo The Island of Junara. Queste mappe così da giocare. E sono anche più divertenti. C'è un gameplay diverso, già costruito, senza stare lì a giocare noiosissimi survival in vanilla che magari vi annoiate pure a guardare. Quindi aspetto vostri consigli, aspetto domande, aspetto commenti, quello che volete, e ci vediamo al prossimo video. Andiamo dal ghast. Adesso lo ammazziamo con un'accetta. Vieni qua, stronzo. Ok, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.